Beautiful anticipazioni. Trama puntate dal 28 ottobre al 2 novembre 2024. Hope e Thomas cedono alla passione. Lunedì, 28 ottobre 2024. Brooke tenta di far capire a Ridge che l'unica ragione per cui Taylor ha stretto un patto d'amicizia con lei è stato per arrivare a lui. Ecco perché le ha programmato diversi appuntamenti. Al giardino, Hope non rimprovera suo padre quando scopre che ha chiesto alla Logan un'ultima chance. Tuttavia, quando apprende che è stata la Ace a spingerlo, va su tutte le furie. Steffi, in ufficio, ribadisce a Thomas di fidarsi di lui questa volta. È Hope che, invece, la rende inquieta. Alla Forrester, intanto, lo scontro tra Taylor e Brooke prosegue. Esasperato, lo stilista chiede di restare da solo con la Logan. Dispiaciuta, la psichiatra gli ricorda che, così facendo, avrà solo una versione dei fatti. Ridge trova difficile credere che Taylor sia stata manipolatrice fino ad arrivare ad ingannare Brooke. Quest'ultima, intanto, ritiene quell'amicizia un capitolo chiuso. Adesso vuole solo concentrarsi sul suo futuro. Martedì, 29 ottobre 2024. Steffi scopre cosa è successo tra Brooke e Taylor che le garantisce di non aver avuto secondi fini. La situazione le è soltanto sfuggita di mano quando le ha organizzato un incontro con Deacon. Ma la Forrester sa che rivorrebbe ancora suo padre e che intende volare a Roma per seguirlo. In tutta franchezza, Thomas spiega a Hope che sapeva fin dall'inizio che il ritorno di Ridge avrebbe riacceso l'antagonismo tra Brooke e Taylor. Nulla è più importante di Douglas e della collezione per lui. Pertanto, non esita a mostrarle un nuovo splendido modello. Lei comincia a sognare quell'abito mentre sfila per le vie della capitale. Si incupisce, però, quando inizia a pensare a Liam. Come reagirà quando saprà dell'imminente viaggio? Ridge spiega a Brooke che non possono semplicemente seguire i loro impulsi. E non esita a dubitare quando la Logan inizia a parlargli di destino. Mercoledì, 30 ottobre 2024. Mentre Carter e Taylor sono sempre più orgogliosi dell'intesa lavorativa nata tra Hope e Thomas, Liam è sempre più preoccupato per il suo matrimonio, soprattutto quando sua moglie gli parla del viaggio in Italia. Il giovane sostiene che i disegni sono stati realizzati egregiamente dal suo lead designer e che gli abiti sono pronti. Pertanto, non ha più bisogno di Thomas, lasciando intendere di fare tutto il possibile per non viaggiare con lui. In ufficio, sempre più in imbarazzo, il giovane Forrester tenta di difendersi da chi sostiene che Hope si stia innamorando di lui. Quando quest'ultima sopraggiunge all'improvviso, Thomas si accorge che è agitata più del solito. Hope risponde che sta soltanto cercando di prepararsi per Roma. Poi scoppia e gli parla di Liam e della sua contrarietà al viaggio. Thomas è dispiaciuto, non è sorpreso. Poi le sussurra che Roma cambierà le loro vite. Giovedì, 31 ottobre 2024. Liam confida al fratello le sue perplessità sul viaggio romano. Wyatt gli consiglia di aprire nuovamente l'argomento con Hope e di parlarle delle sue legittime ansie. Insieme, concordano che Thomas potrebbe garantire la sua presenza in videoconferenza e non fisicamente. Brooke ammette di fronte a Hope di voler partire anche lei. E non solo per riconquistare Ridge, anche per tenere d'occhio Thomas. Stizzita, la giovane chiarisce di non essere come lei e che non si comporterebbe mai come ha fatto in passato. Rimasta sola, si perde nei suoi pensieri. Thomas, intanto, scopre che anche Brooke vorrebbe tanto seguire i Forrester a Roma e non esita ad estenderle l'invito. Arrivano, intanto, tantissime richieste da parte dei fan della Logan. Per questo, Thomas chiede al padre di farla partire con loro. A Roma, Brooke potrà prendere finalmente atto del suo totale cambiamento. Venerdì, 1 novembre 2024. Alla Forrester Creations, fervono i preparativi per la partenza romana. Anche Brooke figura tra gli invitati. Thomas le esprime tutto il suo rammarico per la fine della sua amicizia con Taylor. Steffi passa a trovare Hope e spiega che, nonostante la contrarietà di Liam, Thomas merita di avere il suo momento all'anteprima a Roma. Wyatt tenta di spiegare a Liam che Hope è una donna onesta e leale, pazzamente innamorata dell'uomo che ha sposato. Lo esorta a fidarsi e a non crearle ansie e preoccupazioni, soprattutto in vista del rilancio della sua collezione.
Più tardi, Thomas cerca di tranquillizzare Hope, parlandole del successo della Hope for the Future. Lui si rimette subito al lavoro. Eric scopre che anche Brooke volerà a Roma. Contento, precisa che molte sono state le coppie che sono nate e scoppiate durante le trasferte. Hope è tutta sola nella sua stanza. Entra Thomas ed iniziano a spogliarsi. Sabato, 2 novembre 2024. Liam confida a Steffi di soffrire al solo pensiero che Hope partirà con Thomas. Chiarisce che non intende seguire la moglie solo per tenerla d'occhio. Vuole provare a fidarsi di lei. Hope si sveglia dal sogno erotico appena fatto entrando nel panico. Taylor prova a scusarsi con Brooke che, però, le rinfaccia che il suo intento era solo quello di riprendersi Ridge. Prima di partire, Hope passa a trovare Deacon che le tiene un bellissimo discorso attraverso cui la spinge ad inseguire le proprie passioni. RJ crede che ci sia ancora del potenziale tra i suoi genitori e si augura che possano ritornare insieme. Brooke spiega che il viaggio sarà solo d'affari e per sostegno a Hope. Taylor ammette di aver chiesto a Ridge di poterci essere per supportare Thomas. Alla fine, le due finiscono per battibeccare. Rincasata, Hope ha modo di confrontarsi di nuovo con Liam. Lo prega di non dimenticare mai quanto lo ama. Beautiful anticipazioni puntate americane. Bill torna alla riconquista di Brooke. Bill Spencer, rifiutato da Katie, potrebbe ripartire alla riconquista di Brooke Logan. Come già spoilerato, Will Spencer è ritornato a Los Angeles. A dispetto dei pronostici, il figlio di Katie e Bill non solo intende lavorare per la Forrester Creations e non per la Spencer Publications, ma non vuole nemmeno che sua madre ritorni con suo padre, certo che il magnate finirà per deluderla di nuovo. Will non vuole che Bill ferisca nuovamente il cuore di sua madre, come ha già fatto in passato. Per lui, suo padre finirà per abbandonarla di nuovo perché non realmente innamorato. Nelle prossime puntate in onda sulla CBS, Brooke scoprirà, nel corso di un dialogo con Carter, che quest'ultimo e sua sorella hanno interrotto la loro frequentazione. L'avvocato, illustrandone i motivi, spiegherà che la fine della relazione è avvenuta spontaneamente, senza alcun dolore per entrambi, poiché si sono resi conto di essere solo dei buoni amici, dopo l'iniziale scintilla passionale che li ha fortemente avvicinati. Katie, nel frattempo, raggiungerà Bill in ufficio. E, senza troppi giri di parole, lo fredderà affermando di non voler essere la sua ruota di scorta. Aggiungerà di voler continuare ad essere presente nella sua vita, ma preciserà che i motivi della fine e della mancanza di fiducia sono legati alla precedente relazione che ha avuto con Brooke, sua sorella. Passeranno i giorni e Bill ci apparirà sempre più triste. Un giorno, con il cuore a pezzi, comunicherà a Brooke la decisione presa da Katie. La donna sarà molto rammaricata nell'apprendere che Katie non voglia più riprendere il discorso con il suo ex marito a causa sua. Il dialogo poi si sposterà su Ridge. Bill le chiederà come mai non le abbia ancora fatto alcuna proposta di matrimonio dopo il loro bellissimo ritorno insieme nella città eterna. Brooke risponderà che un documento non serve ad attestare l'amore che la unisce al suo uomo. Bill, però, esprimendo diverse titubanze in merito, la inviterà a guardarsi bene le spalle, soprattutto adesso che Taylor è ritornata a Los Angeles. Bill rivuole Brooke. Oppure è sempre interessato a riunire la sua famiglia e si servirà della bionda Logan per far ribollire di gelosia Katie? Vedremo. Intanto, Carter sembrerà sempre più affascinato da Hope. Oltre a proporle di sfilare come modella per la Hope for the Future, lascerà intendere a Brooke di ritenere Hope una donna molto interessante. Quando poi rivedrà la ragazza, non esiterà a lanciarle degli sguardi complici. E oltre a ciò, le estenderà anche un invito a pranzo al giardino che Hope accetterà di buon grado. Insomma, i presupposti per una frequentazione ci sono tutti. Cosa ne pensate di questa nuova coppia? Carter, che tanto ambisce ad una stabilità, riuscirà ad essere felice accanto alla Logan? E quest'ultima sarà davvero coinvolta? In verità, negli anni, Walton ha incassato diverse delusioni, prima con Quinn, poi con Katie. In qualità di officiante, ha dichiarato marito e moglie diverse coppie di Beautiful. Il suo momento arriverà prima o poi? Beautiful anticipazioni puntate americane. Taylor e la sindrome del cuore spezzato.
Finalmente, nei prossimi appuntamenti in onda sulla CBS, i telespettatori americani apprenderanno il nome della malattia di Taylor Hayes. La donna non soffre affatto di scompenso cardiaco, bensì di un altro tipo di malattia che, sebbene preoccupante, non ha le stesse conseguenze nefaste di quella ipotizzata in partenza. Come spoilerato in un nostro precedente post, la donna ha rivelato di essere in punto di morte alla consuocera Lee Finnegan e dall'ex marito Ridge Forrester, dopo che quest'ultimo ha assistito ad un suo svenimento nel backstage della Forrester Creations. Nella puntata in questione, la psichiatra ha avuto un malore durante l'anteprima della nuova collezione di Brooke, la Brooke's Bedroom. Taylor, dopo aver assistito al trionfo della rivale e da un successivo momento di vicinanza tra l'ex marito e la sua storica nemica, si è accasciata a terra, mostrando gli stessi sintomi di un infarto. Poi, dopo aver ripreso conoscenza, è stata prontamente soccorsa dallo stilista al quale ha rivelato i suoi gravissimi problemi di salute, definendo la sua malattia come incurabile. Come fatto promettere a Lee, anche a Ridge ha chiesto di non rivelare a nessuno il suo segreto, nemmeno ai suoi figli, Steffi e Thomas, per non farli soffrire. Ora, nei nuovi episodi trasmessi in America, Ridge resterà completamente scioccato dalla notizia della possibile morte imminente della ex moglie e deciderà di portarla da uno specialista per i dovuti controlli e per le dovute cure. Possibile che non vi siano dei farmaci atti a salvarle la vita. Inoltre, il Forrester si insospettirà quando scoprirà che la donna non sia stata vista da nessuno specialista e che si stia basando soltanto su considerazioni personali. Dal momento che Taylor, piangendo, si ostinerà a ribadire di essere a un passo dalla morte, Ridge deciderà di portarla, con il supporto di Lee Finnegan, dalla valente cardiologa Grace Buckingham, madre di Zoe e di Paris, nonché consuocera della Hayes. Thomas, infatti, nelle puntate americane, è felicemente fidanzato con Paris. La dottoressa, dopo attente analisi e dopo aver indagato sui sintomi della futura consuocera, decreterà che Taylor soffra della cosiddetta sindrome da cuore infranto, un disturbo molto particolare di natura psicologica e psicosomatica, provocato da un forte trauma emotivo. Questo disturbo si manifesta con sintomi come mancanza di respiro, accelerazione cardiaca e attacchi d'ansia. Da chi ne soffre, la sindrome può essere facilmente confusa con un infarto. Ecco perché, nel camerino dell'azienda, la donna crederà di essere vicina alla fine dei suoi giorni. Comunque sia, i prossimi appuntamenti trasmessi negli USA chiariranno meglio il destino di Taylor che, con ogni probabilità, sta soffrendo ancora per la dolorosa fine della sua storia d'amore con Ridge. Più volte, Taylor è riuscita ad arrivare a un passo dal conquistare il suo amato. Tutte le volte, però, lo stilista è ritornato sui suoi passi, tra le braccia della donna a cui è destinato, Brooke Logan. La ferita della Hayes, dunque, è ancora aperta e il suo corpo ne sta pagando durissime conseguenze. In un primo momento, si era detto che il ritorno di Taylor, non più impersonata da Krista Allen, ma dall'attrice Rebecca Budig, sarebbe stato slegato a Ridge e al suo amore per lui. Nei dialoghi con Steffi, più volte la donna aveva sostenuto tale tesi, affermando di essere tornata a Los Angeles per supportare i suoi figli e la sua famiglia allargata. Nulla di tutto questo sta avvenendo, e i primi segnali evidenti si erano già intravisti durante la trasferta che Brooke e Ridge hanno fatto a Monte Carlo per il rilancio della linea Brooke's Bedroom. Immersa nelle bellezze del Principato di Monaco, la Hayes aveva seguito la coppia di nascosto, arrivando a spiarla, in incognita, con tanto di foulard nero per coprirle il volto. Brooke, inoltre, di recente, ha accettato la richiesta di Ridge di tornare a sfilare in passerella per la sua collezione, in nome di una bellezza senza tempo che non sfiorisce mai, nemmeno con l'avanzare dell'età. Vedere la sua nemica numero uno in prima linea, trionfante come non mai, nonostante gli anni che passano, creerà nuovi malumori nella Hayes. Chi l'aiuterà a risollevarsi? C'è chi ipotizza che, presto, Brooke e Ridge entreranno in crisi e che Taylor approfitterà di tale spiraglio per insinuarsi, nuovamente. A sostenere questa tesi, vi è il fatto che Ridge, nelle puntate americane, appare particolarmente contento del ritorno della sua ex. Oltre a questo, dopo la reunion con Brooke avvenuta a Roma, Ridge non le ha ancora chiesto di celebrare il loro amore con la classica cerimonia a Villa Forrester, come tutte le coppie di Beautiful fanno nella speranza che la loro love story duri per sempre. Taylor e Ridge torneranno mai insieme? È tutto da scoprire. Quel che è certo è che Taylor resterà stranita nell'apprendere di non essere in fin di vita. Ridge, dopo la visita effettuata da Grace, l'accompagnerà a casa e, guardandola teneramente negli occhi, le assicurerà di voler continuare ad essere un punto fisso nella sua vita.
Se il video ti è piaciuto, metti mi piace ed iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.